questa crescita quando non ho capito. Questa crescita quando partirà? Allora, qui pure dobbiamo ovviamente intenderci. Nel modello economico che Economia 5 Stelle mi ha chiesto di rielaborare, il tipo keynesiano, io scisso la funzione del consumo tra i beni materiali e i beni non materiali e ho fatto in modo che alla riduzione nella produzione e quindi nell'occupazione dei beni materiali corrispondesse una crescita occupazionale maggiore nei servizi di cura delle persone e dell'ambiente. Questo è possibile. Quindi, alla fine hai un vantaggio in termini occupazionali per la semplicissima ragione che le attività tecnologicamente più avanzate richiedono sempre meno personale a parità di prodotto e quindi per aumentare l'occupazione deve aumentare la domanda e deve aumentare il prodotto, se no che produce a fare se non lo vendi e quindi cala l'occupazione. Ma nei settori di cura delle persone e dell'ambiente la domanda di lavoro è maggiore perché comunque, anche se c'è stato un progresso pure lì, c'è bisogno di una certa presenza. Sì, è vero che adesso ci sono i robot, stanno sperimentando i robot per assistere e seguire gli anziani a casa, però è anche vero che per stare presso 24 ore a una persona malata ci vogliono tre persone che fanno un turno di 8 ore o sei persone che fanno un turno di 4 ore, no? Quindi bene o male l'intensità lavorativa dei servizi, cinema, teatro, arte, cultura e via dicendo, è superiore a quello che serve per produrre bicchieri, voglio dire un bicchiere ci volevano, cioè produrre bicchieri che servivano per una regione ci voleva una fabbrica di 1000 operai, oggi con 100 operai hai la stessa produzione di bicchieri. O aumenta la domanda di bicchieri oppure è chiaro che l'occupazione si riduce drasticamente, però ci sono nuove domande, nuovi settori. Importante per esempio, in base a quello che dicevo all'inizio, la regola di Cambridge, che quando tu riduci l'occupazione perché aumenta la produttività, che una parte di questi guadagni di produttività sia dato ai lavoratori perché loro comprano di più, magari entrano nuovi prodotti, eccetera. Presuppone la proprietà della moneta da parte dello Stato e poter spendere deficit come vuole. Sicuramente se lo Stato spende in disavanzo, mette in moto l'economia e dopo con la moneta fiduciaria dei privati ovviamente si raggiungono livelli occupazionali molto più elevati. Prego. Tornando al tema della globalizzazione, no? Condivido tutto quello che è stato detto prima sui vari periodi, però io volevo centrare il problema sul discorso anche dei consumi della globalizzazione, nel senso che noi come Occidente, diciamo dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, abbiamo avuto una crescita esponenziale, abbiamo uno stile di vita altissimo, però ci sono miliardi di persone che vivevano con meno di un dollaro al giorno. Adesso questa situazione si sta un po' modificando e si sta modificando molto rapidamente. La Cina in 20 anni ha praticamente fatto dei passi che nessun impero ha fatto in così poco tempo. Lei prima citava l'impero romano è crollato. Quindi la mia domanda è possibile che la Cina, l'India, il Brasile stesso hanno bisogno di crescere e i propri cittadini giustamente chiedono risorse, vogliono la macchina nuova, vogliono stare in ufficio col climatizzatore, quindi consumano energia e quant'altro, quindi sono dei consumatori. Le risorse non sono infinite, per cui dobbiamo noi occidentali abbassare questi consumi. C'è la torta. Ti ringrazio di questa domanda perché mi consente di sottolineare un aspetto che forse può contribuire anche alla migliore comprensione della posizione sul tema della decrescita. Allora, negli anni 70 il club di Roma, Aurelio Peccei, eccetera, sollevarono questo problema dicendo: questi sono i livelli di inquinamento, questi sono i livelli di consumo delle risorse non rinnovabili. Se
grandi paesi come l'India, come la Cina, eccetera, si sviluppano al punto nostro, non c'è più possibilità di sopravvivenza. Quindi applicarono delle equazioni lineari, cioè al crescere della produzione crescevano parimenti l'inquinamento e l'uso di risorse non rinnovabili. Questo è assolutamente sbagliato, perché al crescere della produzione io devo applicare un'equazione differenziale con una derivata parziale che mi consente di valutare quanto progresso tecnologico mi fa risparmiare risorse pregiate, risorse non rinnovabili e agenti inquinanti per unità di prodotto. Quindi io posso avere un modello di crescita in cui più investo e meno inquino, ma devo mettere delle regole. Se ad esempio io metto delle regole contro l'inquinamento, aumento il costo dal punto di vista della microeconomia e quindi vado contro la globalizzazione. Perché se io imponessi alla Cina, avessi imposto alla Cina nel 92 che non doveva inquinare così tanto, oggi la Cina non sarebbe così inquinata com'è e l'uso delle risorse non rinnovabili non sarebbe stato così, comunque avrebbe iniziato il suo sviluppo in un altro modo. Ma se noi oggi applichiamo le equazioni giuste e le regole giuste, ovviamente noi possiamo produrre molto di più inquinando molto di meno e minimizzando la quantità di risorse pregiate di agenti inquinanti per unità di prodotto. La mia domanda è: come riusciamo a imporre? Se la RIT sostiene, voi l'avete fatto l'inquinamento prima, noi lo facciamo adesso. Certo, però per esempio in Cina c'è stato un grande cambiamento 2 anni fa. All'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese hanno deciso di puntare di più sulla crescita della domanda interna e di meno sulle esportazioni, e quindi vanno in questa direzione, stanno andando in questa direzione, e la prova è che ad esempio il loro sistema di trasporti sarà il più efficiente e meno inquinante del mondo, con i treni a levitazione magnetica. Butterò via, non è che hanno puntato solo su fare più automobili, però è ovvio che l'automobile di oggi con un litro di carburante può fare 50 km, l'automobile di 30 anni fa con un litro di carburante non fece neanche 10. Più costa il carburante, ora ovviamente se ci sono degli interessi geopolitici per cui il carburante te lo devono vendere per forza, non conviene introdurre quegli apparati tecnologici che consentono di risparmiare, ma già oggi noi potremmo avere delle automobili a combustione interna che con un litro di carburante fanno 1000 km. Addirittura si potevano fare delle macchine che con un pieno tutta la vita dell'automobile, cioè non devi mai fare, c'è già il carburante per tutto, però ovviamente se ne fai una fai un prototipo, perché nessun governo è talmente indipendente da imporlo, è ovvio che costa €1.000.000, nessuno si compra una macchina per andare a 100 all'ora da €1.000.000 e quella rimane lì nel museo dei futuribili. Se invece per qualche ragione dovesse essere obbligatorio adottare quel tipo di macchina, se ne farebbero milioni, decine di milioni di pezzi e allora il loro costo scenderebbe ai 10-15 mila euro di una macchina di media cilindrata attuale. Bene, sono già le 8, vorremmo probabilmente stare qui ancora a fare domande, perché lo leggo nei vostri occhi, ma il tempo scorre, quindi io direi di chiudere. Chiudiamo qui, io ringrazio ancora proprio di cuore il professor Galloni che si è reso disponibile. Grazie a tutti voi per essere venuti a parlare.